Buongiorno, qui Stefano D'Orazio. Sì. Sì, buongiorno. Buongiorno, suono poi, il tamburo. Suono il tamburo, suono sì. Do di battaglia. Sì, in arte Donato, suono la fisarmonica e qualche volta anche la chitarra. Ok, Roby Facchinetti, vero? Io suono le tastiere, sono di Bergamo. Di Bergamo. Mi chiamo Roby Facchinetti. Alta o bassa? Alta o bassa, perché è differente. Bassa. Rigorosamente bassa. Lei invece? Red? Geometra Bruno Canzian, detto Red, sì. Bassista. Bassista. Ex chitarrista. Bassista un po' per di tempo magari, così, come sì, hobby. Sì. Sì, okay. Sì. E poi c'è il quinto. Io sono Riccardo Dei Pù, sì, detto anche Riccardo, sì. Ragioniere gommista. Benissimo, di Piombino, vero, se non sbaglio. Gommista di Piombino. Cognome, scusi, il cognome. Signore e signori, I Pù. Radio Capital. Italia ingraffiati. Speciale, chi fermerà la musica? Io sono Silvia Mobili di Civitavecchia. E io sono Riccardo Quadrano di Roma, zona Colli Portuensi più o meno, ma insomma non siamo distanti da qui, ma interessa molto meno, credo, al nostro pubblico rispetto a questa meravigliosa sorpresa di questa mattina con i Pù in studio da noi. C'è un motivo, no? Perché i Pù sono qui. Sì, sì, festeggiano con noi comunque, con sì, noi, con la radio in generale, i loro 50 anni di carriera. Ci eravamo lasciati nel 2013. Due anni fa, sì. Sì, avevate presentato il Pù questo, Box. Una scatola piena di sorprese, come l'avevate definita, e ci avevate detto, ma ci prendiamo due anni di pausa, poi vedremo come festeggeremo questi 50 anni di carriera insieme. Vedo che questi due anni sono stati abbastanza fruttuosi, no? Alla fine. Sì, assolutamente. Beh, sì. Red, due concerti, tre concerti, lo ricordiamo, 10 giugno e 11 giugno allo Stadio San Siro di Milano, il 15 allo Stadio Olimpico di Roma. Avete venduto più biglietti del Super Bowl praticamente negli Stati Uniti, avete già riempito gli stadi. E poi che succede? Sta andando tutto molto bene, poi ci fermiamo, poi nel 2016 chiuderemo questa meravigliosa avventura, questa storia incredibile che ci vuole un po' di coraggio, un po' anche... chiaramente portandosi dentro anche un po' di malinconia per fare certe scelte, però certe scelte, le scelte importanti hanno sempre un prezzo, io credo. E credo che la nostra storia, la nostra carriera meritino una chiusura alla grande. Mai più si ripeterà un'occasione come questa con Stefano e Riccardo in formazione con noi. Ed è una fotografia bellissima che vogliamo così congelare nella memoria nostra e del nostro pubblico. Credo che la nostra storia meriti un finale così. Perché avete scelto Pensiero questa canzone? Lo chiediamo a chi vuole rispondere. Roby. Ma Pensiero perché è sicuramente fra i brani più rappresentativi. E poi un brano che voleva essere anche un mezzo esperimento di riprendere ad oggi, a parte che è sempre pericoloso, no? Rimaneggiare brani clamorosi come Pensiero. Pietre miliari, certo. Sì, ma poi nel DNA, si può dire, nell'orecchio del pubblico hanno comunque quel suono e sono legati a quel brano inciso, dobbiamo dirlo, nel 71, sì. Uscito nel 71. E invece devo dire che così per un insieme di anche per un po' di fortuna, perché ci vuole anche una dose di fortuna, questo brano non ha perso la sua anima, perché il grande rischio è appunto questo, come dicevo prima, nel riprendere in mano un brano, riarrangiarlo, sì, ad oggi. E invece abbiamo trovato questa chiave di lettura molto rock, molto 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 forte, sì, molto, sì, grintosa, e possiamo dire che gli stiamo dando a Pensiero una nuova vita, quasi, no? Perché l'altro giorno parlavo con delle persone che con dei figli giovanissimi che non lo conoscevano chiaramente Pensiero, e per loro è un brano assolutamente inedito, un brano assolutamente nuovo, e piace tantissimo. Devo dire che questo non può che farci enormemente piacere. Io volevo chiedere a Riccardo, perché comunque complimenti per il video, Riccardo, che era signor Riccardo qua, cosa stava facendo? Sono Riccardo Dei Pù, sì. Riccardo Dei Pù. Complimenti per il video, c'è questo colpo di scena. Arriva alla fine, no? Si vedono solo le gambe di Riccardo, poi piano piano si materializza. Sono ancora traumatizzato. È schitarra, sì. Sembra un cowboy. Questo è l'aspetto positivo, quello negativo, traumatico è... che loro mi hanno chiamato, siamo stati in incisione, l'abbiamo cantato, tutto insieme, sì. Poi siamo andati a fare il video, io già sono arrivato con la mia macchina, che è diversa dalla macchina dei Pù, adesso non vorrei
No, ma no, io... esiste una macchina, c'è, cioè la Poo Mobile, no, non no, ho capito. No. Ah. Poo hanno delle macchine alla Poo. Io ho la macchina alla Riccardo Fogli. No, quindi siamo arrivati lì e dice, ora si fa il video, si deve fare un bel video, bella questa canzone, come suona bene, come questi Poo, che bel arrangiamento, se ne parla già in tutta Italia. Dice, ok, i Poo vanno a cantare. E il regista mi fa, te no. Come io no? Insomma, scusa, io sono uno dei Pua. Canto dalla prima strofa. Canto, allora, e invece no. E quindi hanno fatto 10 volte. Stare chiuso il pensiero. E quindi dicono, va nel cielo, rivai nel cielo. Alla fine ha detto, ora puoi andare. Quindi poi è stato molto bello cantare con gli amici Pooh. Però ho passato 3 ore a guardare loro che cantavano. Allora torniamo dall'Alto Oriente, Stefano Dorazio. La domanda ovviamente viene spontanea, come direbbe qualcuno, ma perché te ne sei andato? E perché sennò non potevo tornare, avevo una strategia ben precisa. Che riunione è? Ma sì, un ritorno inevitabile, devo dire, perché di fronte a un compleanno di questo tipo, con una prospettiva così importante come quella appunto di salutare per sempre quello che è stato il nostro pubblico e che ci ha accompagnato in questa carriera fortunata, e quindi rientrare per fare questo era veramente inevitabile. E io mi sono ritrovato ad avere un po' di paura forse, no? All'inizio, quando mi è stato proposto questo tipo di progetto. E poi invece no, mi sono detto assolutamente, come me lo spiegherei poi dopodomani, che di non essere su quel palco per l'ultima volta, per festeggiare una storia che è stata la mia storia in qualche modo, come quella dei miei colleghi. E poi la prima volta, e forse l'ultima, sicuramente l'ultima, che questa formazione così fatta, con 5 persone, con un Riccardo Fogli, con un Dorazio, con un Canzian, Facchinetti e Battaglia, sale su un palco per dire abbiamo finito questa nostra meravigliosa avventura. Grazie per tutto quello che ci state regalando e ci avete regalato, perché in effetti poi la cosa incredibile è proprio questa, no? Si sono aperte le prevendite, fai conto, 15 giorni fa, e dopo 0,30 secondi erano già arrivate, eravamo in una mattinata ad ascoltare quelle che erano le proiezioni di prevendita, eravamo arrivati a 20.000 biglietti in 4 ore e mezza. Quindi straordinario veramente. Allora, Dodi Battaglia, il rientro di questi due malandrini qui. C'è una punizione, no? Che uno ovviamente deve... È una punizione che uno deve per forza sopportare dal una momento tassa che... d'ingresso. Sì, è una cosa che uno deve sopportare dal momento che organizza un cinquantenario di un grande gruppo. No, adesso, al di là degli scherzi, devo dire che è stata una delle grandi motivazioni, no? Quando siamo guardati in faccia, noi avevamo in mente di, come abbiamo detto prima, di festeggiare 50 anni di attività di un gruppo che non è che succeda tutti i giorni. E quando abbiamo cominciato a vederci, abbiamo fatto anche delle riunioni con Riccardo e Stefano, abbiamo capito che era veramente il momento di fissare una immagine che probabilmente non sarebbe mai potuta ripresentare, o perlomeno se si ripresentava non avrebbe avuto lo stesso smalto, non avrebbe avuto la stessa energia, no? Anche perché insomma non siamo più ragazzetti, per cui abbiamo detto beh, meglio lasciare in noi stessi e nel nostro pubblico questa immagine di forza, di energia. E dobbiamo dire anche grazie al fatto che nonostante sia Riccardo che Stefano siano andati via del gruppo, nel corso di questi anni la nostra frequentazione è continuata. Cioè non c'è stata un'interruzione. Rappresenta rispetto, amicizia, continuatività. E credo che sia una delle grandi motivazioni per cui, come dicevamo prima, i biglietti di questi due momentanei concerti, ai quali crediamo e speriamo magari in un secondo tempo, ma chi può dirlo? Ma per adesso non è così, si possono aggiungere anche altri concerti. Insomma, Milano sta andando veramente alla grandissima e Roma è partita molto bene. Allora, siccome come era normale che fosse la scaletta, l'hanno preparata i Pooh, perché è evidente che Ubi Maior... Abbiamo chiesto loro anche di scegliere Ubi delle Maior, canzoni... Mini Minor, esatto. Le canzoni che andassero anche fuori della carriera di Pooh, però in questo caso andiamo al Festival di Sanremo. Sì, vinto, stravinto direi, nel 1990 con Uomini Soli. Io direi di sentirla subito, però anche di farla presentare da colui che l'ha scelta. Però Facchinetti, l'hai scelta tu, quindi a te il compito. Uomini Soli. Bene, Uomini Soli è, vabbè, insomma, è un altro nostro punto di forza musicalmente parlando, e nei confronti di questo brano riconoscenza infinita, perché grazie a voi questo brano dopo 24 anni
di carriera decidiamo di andare a Sanremo, anche in virtù di questo brano che non era sicuramente una di quelle cose sanremesi, molto no? Sanremese, no, tutt'altro, con, capito, sì, con l'inciso che cucca, che da cantare sotto la doccia, insomma. No, certo. E, proprio perché questo era al di fuori di questi canoni, e però sapevamo che era comunque un brano importante ed era quello che a noi interessava. E invece lì, al di là delle nostre previsioni, che pensavamo non poteva mai vincere un brano così a Sanremo, perché non era sanremese, e invece ci ha fregati positivamente. Siete rimasti piacevolmente sorpresi. Qua a Sanremo e abbiamo vinto il primo posto, e devo dire che Riccardo lo sa perché anche lui vinse Sanremo. E dopo ci arriviamo. L'emozione è veramente tanta, anzi un'emozione credo che... non morirà mai, perché quando ripenso a Sanremo ripenso a quello che abbiamo provato quando abbiamo saputo pochi minuti prima che eravamo arrivati al primo posto, certo, nel podio più alto. Lì vabbè, insomma, la felicità devo dire che è stata veramente enorme. Andiamo ai Beach Boys, che esce fuori. Ti ricordi che... Ma sì, al Piper di Milano. Bravo. C'era sempre questo brano. Bravo, e tutti i jukebox, era come una fissazione. Arrivavamo a mangiare un panino, sì, al bar accanto andavo, mettevo i Beach Boys, ci mettevamo lì, sì, io e Roby con l'orecchio piantato nel jukebox, 50 lire costava. 50 lire. Mangiavamo il panino e ripartivamo per andare a fare le prove, perché... Io mi ricordo di aver solo provato. Noi ci scoprimmo questo brano al Piper di Milano. Al Piper di Milano. Perché lo mettevano. Sì. Lui era con gli Slenders. Sì, dove tra l'altro voi siete rimasti folgorati dall'esibizione di Riccardo Fogli, no? Nasce lì. Esatto, nasce lì. Nasce tutto. Che a vederlo così non si dirà. Costo fisico, questa certo. Voce. Oh. Cioè, ci vuole uno, no? Che stai mandando? Allora, fuori dal gruppo. Riccardo, la presenti sì, tu? La presenti tu, per forza, sì, dai. Sì, non mi mettete in difficoltà. Da consumato DJ, dai. Da consumato DJ, vorrei dire una delle canzoni che hanno cambiato anche la mia crescita sessuale. Ormonale. No, non usciamo dal seminato. Vabbè, perché sentivo che questa cosa aggiungeva, quando mi immaginavo, diciamo, Good sì. Vibration, che sì. Era una vibrazione carissima, sì. Con una scaletta che questa volta, insomma, li vede proprio protagonisti, perché è stata scelta da voi. In questo caso invece una canzone che ha fatto anche un po' discutere per il tema che viene proposto del 71, del 71. Canzone. Tanta voglia di voi e di noi. Lei, anche noi, anche noi. Un lapsus freudiano che lo lasciamo, che è troppo bello. Lo lasciamo, tanta voglia di voi mi è piaciuta. E che l'ho guardati tutti e c'è. E noi scegliere. Noi abbiamo risposto, tanta voglia di noi nel proprio delirio edonistico. Proprio una roba, vabbè. Allora, Dodi, dai, tanta dai. Voglia di lei, che pezzo è, come nasce, soprattutto. Ma intanto è il primo. Grandissimo successo dei Pooh, la prima volta dei Pooh in primi in classifica per tanto tempo, ed è stato per noi una grande emozione, per me in maniera particolare, che poi l'ho cantata, ero giovanissimo, avevo 21-22 anni. Sì. Ma so che avete litigato per il titolo, non vi mettevate d'accordo? No, anche con... no, nessun litigio. No, c'era una... Testi diversi. C'era una persona della casa discografica per la quale noi avevamo, con la quale avevamo il contratto, che... cercava di proporci un altro tipo di testo, okay, che era sì. La mia croce e lei. Ora lì eravamo in un pieno delirio di spiritualità, religiosità con My Sweet Lord, roba di questo tipo, però io credo che sinceramente, molto onestamente, non avrebbe avuto lo stesso successo che ha avuto Tanta Voglia di Lei, tanto per dirne una. E niente, per cui Tanta Voglia di Lei è stato un grandissimo, enorme successo, che però devo dire aveva al suo interno già una piccola segnale di quello che sarebbero stati i testi dei Pooh nel corso degli anni, perché già in una canzone così popolare si cominciava a parlare nel 71 di quello che è un tradimento, no? Sì. Che adesso è normale, ma ai tempi dice, ma insomma, parlare di tradimento in una canzone. E niente, è stata la prima grande canzone che io ho cantato, per cui è della grande dimostrazione che si possono cantare delle canzoni e vendere un sacco di dischi senza magari avere la voce anche di Pavarotti, insomma, no? Per cui è stato molto bello per me. Bella esperienza. Stefano Dorazio, adesso sì. C'è la tua. L'idea di scegliere una canzone che potesse in qualche maniera somigliare ai miei gusti, c'era sicuramente La Donna Cannone. Francesco lo trovo uno dei più bravi poeti
di questa nostra generazione che ci ha raccontato un sacco di belle storie, ci ha emozionato con tante belle situazioni. E devo dire che la presenza di un poeta straordinario come Valerio Negrini, sì, all'interno del nostro gruppo, che in qualche maniera ha raccontato delle storie meravigliose, me lo faceva spesso somigliare alle proposte che in qualche modo proponeva appunto De Gregori, perché in maniera molto più pacata, in maniera molto più sottile, forse meno plateale, Valerio è sempre stato quello che ha raccontato delle grandi emozioni, non passando soltanto attraverso i sentimenti, ma raccontando anche il quotidiano, no? Il sociale, e ha parlato mediamente di tutto raccontandolo in maniera emozionante. Ma questa Donna Cannone rimane comunque una grande cosa, no? E folk americana, sì. Senti come l'hanno reinterpretata degli Animals, The House of Rising Sun, che diventa la casa del sole per i Pooh, che sono ospiti in questo specialone di Italian Graffiati. La scaletta l'hanno preparata loro, nella fattispecie questo è un brano scelto da Robby Facchinetti. Perché? Ma guarda, mi fa capire ancora una volta che la vita è veramente straordinaria e meravigliosa anche per queste cose qui. Io questo brano era il mio cavallo, non di battaglia, ma di Facchinetti. Di battaglia e poi Dodi, magari si cambia, sì. E che facevo nel 64, quando uscì con gli Animals, questo cantante Eric Burton, straordinario, che, come hai detto giusto tu, questo è un brano dell'Ottocento, mm-hmm. Tu pensa che fra l'altro è ignoto l'autore di questo brano, insomma. Che è una storia che racconta di questa casa di appuntamenti, no? Che è appunto la casa del sole. E gli Animals li hanno ripresi e gli hanno dato chiaramente un arrangiamento, sì, straordinario in questo giro armonico, che all'epoca era la cosa che ti catturava subito, no? Perché era un giro armonico assolutamente insolito. E come spesso accade nella musica, ha generato questo giro armonico altri migliaia di brani che non sarebbero mai nati se non ci fosse stato questo brano qui. E allora, vabbè, io lo facevo e dicevo appunto prima che la vita è meravigliosa anche per questo. A distanza di 40 anni, forse anche più, sì, una quarantina di anni, più di 40 anni, mi trovo a ricantare in italiano La Casa del Sole con i Pooh. Questa è una cosa che non potevo mai assolutamente immaginare, un brano che amo, insomma, anche perché è abbastanza dalle mie corde. E allora queste sono le ragioni, e anche di più, insomma, perché ho scelto questo brano. Inserito in un album particolare come Beat Regeneration del 2008, che avete rivisitato dei classici, no? di quegli anni, esatto, in modo molto energico, come abbiamo sentito da Robby. Qui, e adesso stiamo per chiudere. Al tenerone. Stiamo per chiudere la prima ora, sì, con una canzone che, insomma, vabbè, adesso invitiamo i nostri ascoltatori anche a ballare, perché è il massimo. Red ha scelto proprio la tenerezza assoluta. Ma guarda, l'ho scelta perché era il 1958, sì, e io ero andato a fare la mia prima vacanza a Jesolo. Eccolo lì, lo sapevo. C'è una donna di mezzo. Con i miei genitori. Ah. Guarda, avevo 7 anni. Una ragazzina. 7 anni aveva. Avevo 7 anni. Perché mio figlio non ce l'ha la fidanzata. E ho dei ricordi bellissimi di quella vacanza, perché mio padre, per farci sentire ricchi come le persone che potevano permettersi, noi eravamo molto poveri, affittò una 1400 Fiat, ci portò al mare, ci, sì, scaricò in questa stanza che avevamo affittato in quattro, risalì in macchina, la restituì a Treviso, prese la corriera e ci raggiunse a Jesolo. Che storia, una cosa meravigliosa, di una tenerezza bellissima. Però anche dei traumi da quella vacanza, perché mia madre mi fece il costume da bagno di lana. Di e tu, quando d'estate, entri in acqua, sì, diventi, sì, un corpo morto, esatto, impossibile da portare a riva, no? E quindi ho avuto dei traumi. Però lì è avvenuta una cosa che forse mi ha fatto innamorare della musica, perché è arrivato il primo jukebox nel bar della spiaggia, e la sera la brezza portava dal mare verso l'interno queste note, questi bassi del jukebox, che era un suono diverso da quelli della radiolina, che era tutta un, sì, po' così, un po', no? Tuffata. E c'era questo ragazzo con questo gran ciuffo, aveva 21 anni, Elvis Presley, che appunto cantava Love Me Tender, Love Me Dear, never... Cinque ragazzotti qui, i Pooh qui in diretta Italian Graffiati. Ci penserò domani, rientriamo con questo pezzone che personalmente mi spacca il cuore, per questa seconda ora insieme, l'ha scelto Dodi, Battaglia. Sì. E quindi anche qui un tema forte, no? Se vogliamo, no? Un tema abbastanza intenso. Che è un po' un ritratto di un momento,
no? Un momento di queste ragazze che vedevamo spesso andare in giro nei locali, no? Senza fissa dimora, no? Che pigliavano, partivano, arrivavano, andavano, ma dove vai? Ma non si capisce bene, perché se venivano a, magari a stare con te per un periodo, poi andavano via, un po' così squinternate, ma è un ritratto di un periodo molto molto preciso. E Valerio ha scritto su una musica mia, in questo caso, un ritratto proprio di quel periodo. Come lui fu bravissimo, per esempio, a scrivere altri brani, come, non so, In diretta nel vento, che era un ritratto di quello che erano le prime, quelle che si chiamava le radio libere, no? Le prime, i primi DJ, i primi DJ. Siamo nel 1978, sì, radiofonici, no? Lui ha avuto sempre questa possibilità di tracciare nei testi, di fare una specie di film. Tant'è vero che questo è proprio un film di questo incontro, di questa ragazza che torna. Dall'ex dice: con te sono stato bene, sì, però tanto me ne vado. Intanto me ne vado. La valigia pronta. Vado via. La storia con mia ex è finita, certo. Con te sono stato bene, ma però, vado per spirito altri. Spirito libero comunque. Capito? Sì, 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 certo. Ed era proprio un ritratto di quel momento. Ecco, a proposito di spiriti liberi, sì. Anche qui c'è uno spirito libero che è quello di Bocca di Rosa, che è stato una canzone è stata scelta da Stefano D'Orazio, perché ricordiamo, abbiamo chiesto anche ai Pooh di scegliere di fare questa scala insieme a noi. Come mai Fabrizio D'Andrea, come mai Bocca di Rosa? Ma diciamo che è stato il primo innovatore. Io mi ricordo, ero al liceo e venne fuori questo disco che suonava di scandalo, perché in qualche maniera raccontava cose che non erano proprio nell'ordine di tutti i giorni. E questa canzone mi affascinò particolarmente perché con poesia, con grandissima poesia, era riuscito a trattare un tema delicatissimo come appunto quello di questa prostituta che girava i paesini dell'entroterra, forse genovese, e quindi arrivava e riandava via sconvolgendo il paese. Nella storia la ambienta nel sud d'Italia, ma poteva essere anche ambientata a Bolzano, perché comunque la cultura... Un bel ragazzo, 82, scusami, è un bel ragazzo che si presentò sul palco vestito di tutto punto, ma si sapeva già che avrebbe vinto Storie di tutti i giorni di Riccardo Fogli. Lo so che te l'avranno fatta 8 milioni di volte. È tutta colpa di Giuca Scasella. Di Giuca Scasella, che aveva previsto la vittoria, allora, di Riccardo. Dai. Svelerò qualche aneddoto. Sì. Credo che quel periodo facessero 5-6 copertine diverse dei papabili vincitori, quindi ce l'aveva Ricchi e Poveri, Albano, Drupi, tutti avevamo fatto una foto che poteva diventare copertina. Giuca Scasella poi mi raccontò il suo assistente il trucco, se si può rivelare. Sì. Lui mise, non scrisse, mise una cassettina sulla quale doveva esserci inciso il nome del vincitore. Quando poi io vinsi, dice: portatemi la busta. Gli portarono una busta. Portatemi anche un registratore. Arrivò in 2 secondi il registratore. Il registratore era di quelli che ci infili una cassetta, sì, sopra, ma però in realtà funziona quella di sotto. Ah, quello con due cassette, come no? Cioè, abbiamo distrutto la credibilità di Giuca Scasella, no, in questi 10 secondi. Perché se no sembrava... No, ho sofferto molto del fatto che in un momento così importante della mia vita venisse additato come quello, cioè la Manfrina. Cioè. Credo di aver vinto perché la canzone era molto bella. Sì, arrivavo da meritatissimo. Malinconia, con la quale avevo vinto tutto il festival di come si chiamava, di Venezia, poi trasportato a Riva del Garda, diventò la Vela d'Oro. L'anno prima avevo scritto Che ne sai, quindi arrivavo ad altre canzoni di successo e nessuno dei miei, tranne Albano con Felicità, sì, poteva contrastare. Soffrì molto, alla fine vinsi e mi ricordo che ci vedemmo quel giorno. Ah, come lo sia, e Roby, fratello maggiore, mi disse, e me lo ricorderò per tutta la vita: adesso devi farti pagare di più. Sì, no, beh, questo è un consiglio, cioè potevi battere cassa, visto. E allora che... gli dissi: ma io guadagno già abbastanza. Lui mi dette due dritte, sì, e parlai con l'ufficio e purtroppo per loro mi dovettero dare di più. Quindi, quindi ti devo dare un po' di percentuale. Chiamato, ce l'ho qui nella borsa. Mi hanno detto un'altra volta: fatti i tuoi. Detto, però ha funzionato la cosa e aspetta ancora la provvigione. Quindi sì, la borsa adesso qui, la porta. Infatti l'abbiamo chiamato per quello. Per quello è stato riconvocato Riccardo. Allora senti, al Festival di Sanremo andiamo invece a Liverpool. Sì. Perché spesso vi chiamano un po' i Beatles d'Italia, questo lo sapete, no? Uh-huh. E qui c'è proprio una scelta, non sappiamo bene di chi, perché qui leggo Red, la scelta sicuramente anche Roby penso di aver capito. Forse una scelta abbastanza collegiale, sì, ma sei un pezzo, un po' tutti, dai. Questo è un pezzo che credo qualsiasi musicista avrebbe voluto scrivere, insomma. Io ho un ricordo legato a questo pezzo perché era il 1966,
Era uscito da un anno Yesterday, io avevo 15 anni e vinsi un festival importante che si chiamava Lo Stroppolo d'Oro, organizzato dalle catene sociali di Conegliano Veneto, però lo presentava Pippo Baudo. Vedi, però c'è sempre Pippo Baudo di mezzo. Che Pippo, 10 anni fa siamo andati a cena, gli ho ricordato questo episodio che lui non ricordava, sì. E non ho finito di dire: tu lo sai che mi hai presentato al festival che ho vinto, non è arrivato alla T di vinto che si è alzato, anche questo l'ho scoperto io. Subito che non l'ha scoperto. Comunque insomma, ho cantato sto pezzo, la cosa che poi immaginate l'emozione che ho provato io un anno e mezzo fa, che invece ho conosciuto, ho incontrato Paul McCartney, l'autore, perché abbiamo fatto insieme un video contro il maltrattamento degli animali, sugli animali, si chiama Pareti di vetro, c'è cioè su YouTube, quello di Paul si chiama Glass Walls chiaramente, sì, sì. E quindi quando io l'ho visto, che lui sapeva già tutto perché gli aveva presentato tutta la mia storia. Tu sei quello che ha vinto lo Stroppolo d'Oro con la mia canzone. No, The Turaccio, The Golden Turaccio, My Song, yeah. È fantastico, no, comunque grande emozione. Poi uno dei pezzi, capisco che l'ha scelto anche Robby, perché credo che qualsiasi autore musicista possa amare. Italian Graffiati speciale con i Pooh e con la scaletta che è stata costruita da questi 5 ragazzi che si preparano a queste serate che saranno sicuramente memorabili per adesso a Milano e a Roma, e poi vediamo come va la prevendita dei biglietti, certo, se va così forse scende pure al sud, poi vediamo, diamo tempo al tempo. Ma guarda, te l'hanno scritta proprio quando sei nato tu, penso, sì, 1968, no? Tu sei nato a febbraio. Io sono nato a marzo, ma insomma cambia poco, una cosa del i genere. Primi di marzo ti hanno dedicato questa canzone, sì, a me. Ti piace, parla di una fuitina, quindi di una ragazzina di 16 anni, la scelta Riccardo Fogli, sì, nella scaletta di questa canzone, perché c'è, cioè, un perché sicuramente, vabbè, perché è un po' la chiave di volta, no, se vogliamo, questa canzone. Sono legato per un sacco di motivi, perché è stata la prima possibilità di sedersi a ristoranti e facchinetti e mangiare un primo e un secondo, perché mangiare il primo non è esageriamo. E il dolce nemmeno, no, perché quello costa di più. A parte più che ancora mangiavamo poco, sì, però effettivamente ci portò una ventata di soldini. Cioè, io mi ricordo che per anni e anni e anni tutto quello che possedevo ce l'avevo in tasca. Quindi potete immaginare, non c'era conto corrente, non c'era carta di credito, quindi avevamo proprio 2 lire che ci servivano per mettere la benzina nel camioncino o gasolio, non mi ricordo, mangiare, pagare l'albergo e questo. Piccola Catti ci fece diventare riconoscibili per strada, eravamo quelli di Piccola Catti. E poi perché i miei figli, la mia bambina di 3 anni e mezzo, ti farò vedere il video, Robby, canta tutta Piccola Catti, e il mio figlio Alessandro, che adesso ha 23 anni e rinnega, ma il primo rinnega? Giorno rinnega, il primo giorno d'asilo cantò tutta la mattinata Piccola Catti. E così vi chiamarono dalla scuola materna per dire, sì, no, sul serio, sul serio, come fai a saperlo? Vedi, è perché mi chiamò la maestra e mi disse: guardi, gliene insegni un'altra, almeno ce ne almeno può variare, meno è Piccola Catti. Tra l'altro c'entra anche qui Pippo Baudo, perché leggevo che l'avete presentata nel programma Sette Voci, sì, condotto da Pippo Baudo, che insomma è pratica scoperto i Pooh. Scusa, però mi è venuta una curiosità, perché prima Riccardo parlava della benzina per il camioncino, ma è vero che praticamente per passare dagli Slenders ai Pooh Valerio Negrini dovete pagare le rate che restavano del camioncino degli Slenders, più o meno a grandi linee? Non si dicono Valerio, queste cose. No, Valerio, no, faceva i testi, pensavamo io pagava lui. Stringatamente, sì, è che quando i Pooh, Facchinetti e i suoi amici mi proposero di diventare un Pooh, sì, io parlai con i miei Slenders che si stavano dissolvendo, perché eravamo 3, io ero gommista e gli altri erano 3 metalmeccanici, avevamo preso 6 mesi, poi altri 6 mesi di permesso in fabbrica, dovevamo tornare a casa perché loro avevano mogli e figli, sì, quindi ci fu una riunione e i Pooh dissero sì, noi vogliamo Riccardino, e gli Slender dissero: lo prendete, però vi dovete prendere anche il camioncino. Quindi i Pooh firmarono le cambiali, rifirmarono le cambiali che avevo già. Io ci siamo assunti praticamente questo questone, come Pooh. Pensa quando che c'è da pagare tu paghi. Sempre c'era qualcosa di vero in questa cosa. Bene, adesso andiamo invece alla scelta di Dodi. Sì. Change the World, Eric Clapton, perché ormai ve lo stiamo chiedendo, come mai questa canzone? Beh, Eric Clapton, vabbè, sappiamo chi è Eric Clapton, ma l'ho voluto scegliere perché tutti nella mente di ognuno di noi c'è questa immagine di Eric Clapton come grande chitarrista. Io credo invece che lui, credo che anche lui sia una delle voci più interessanti che si possano sentire, perché ha questa
raucedine, no? Uh-huh. Insieme a molta forza, no? Ed ha una vocalità di quelle non costruite, no? Di quelle proprio spontanee. Però sì, riconoscibili. Sì. È molto riconoscibile. Un timbro molto che riconoscibile. Si sente che lui canta con l'anima, perché è la sua maniera. No, non c'è la scuola, non c'è il mestiere. Che spesso invece, devo dire, si sente nei cantanti molto bravi che escono fuori adesso, cantano più o meno tutti uguali. Non troppo, no? Distinguibili. Non troppo distinguibili, perché magari hanno lo stesso insegnante. Certo, no? Vabbè, certo. E allora credo che Clapton sia il grande chitarrista che però lo si distingue da tutti gli altri per questa grande timbrica. Lo vuoi presentare tu? Lo voglio presentare io. Grande Eric Clapton, col quale, devo dire, siamo stati anche sul palcoscenico in una grande occasione di una grande festa della Ferrari, e per me è stato bellissimo, perché io corro in macchina, o correvo in macchina, perché su quel palco c'era fondo. Voi l'avete fatto in tante occasioni, cari amici Pooh, perché siete stati i primi ad essere presenti nel sociale, siete stati i primi anche a essere molto attenti, rispettosi dell'ambiente, la vostra collaborazione con il WWF. Quindi pensate davvero che si possa cambiare il mondo, anche noi piccoli piccoli che magari non abbiamo tanto potere? Ma io credo che ognuno può fare un qualcosina per cambiare un pochino il mondo in meglio, no? E noi non posso dire che ci abbiamo provato, ma abbiamo fatto quello che ci sentivamo di fare, no? Abbiamo cominciato, appunto, come tu dicevi, a occuparci di qualcosa di sociale con il WWF, proprio perché non osavamo puntare più in alto, no? C'era in quell'epoca l'ambiente che cominciava a dare i primi sintomi. Adesso stiamo alla tragedia, però all'epoca i primi sintomi di malessere, sì. Per cui noi ci presentiamo al WWF e così, dicendo: possiamo esservi utili? Questi i Pooh cantano, dobbiamo fare qualcosa. C'era un precedente che io ancora non c'ero, pare proprio nel 66-67 i Pooh fecero un concerto per raccogliere i fondi per salvare la tigre del Bengala, e non si è saputo più niente da Bengala, perché avevano raccolto 600.000 lire e non ci ha fatto manco colazione questa povera bestia. E comunque andavamo lì e questa cosa ci accorgemmo che funzionava, perché raccontare al nostro pubblico che si fidava di quello che gli andavamo dicendo, praticamente questi arrivarono in una stagione a mettere da 10.000 a 110.000 iscrizioni all'interno del WWF, per cui abbiamo cominciato a pensare che potevamo anche che funzionava, alzare un certo. po' il tiro, per cui da lì in poi Teleton, Rock and World, le cose che abbiamo fatto in giro per il mondo, e ci chiedevano: perché andate ad aprire le scuole piuttosto che in Nicaragua, invece che... Perché con quello che noi mettevamo insieme con una tournée, che erano le 400.000 euro un po' di meno, in Italia compravi un box a Cinisello Balsamo, per cui invece andavi là e facevi una scuola vera. Io non sono andato a rivedere anni dopo in Sri Lanka una scuola che avevamo aperto per i bambini sordomuti, e mi sono accorto che era una sorta di istituto inglese con tanto di sala teatro, cortile, una struttura molto funzionale, seria, refettori piuttosto, sì. Perché quei soldi lì valgono ancora come fossero dei soldi, no? E quindi diciamo che questo nostro percorso all'interno di pensare di restituire un pochino della fortuna che la vita ci ha regalato, insomma, ci ha fatto anche bene, perché poi ti senti meglio, no? Sì, quando certo. tu fai un qualcosa per un qualcun altro, alla fine ti svegli la mattina che fai un certo. sospirone, perché è un po'... Forse ci sono dei latenti sensi di colpa, no? Quando le cose nella vita ti vanno bene, ti rivanno bene e ti vanno bene ancora, alla fine pensi: beh, c'è anche chi è un pelino meno fortunato di me. Senti, volevo dire pure che i Pooh sono pure campioni del mondo, perché nel 2006 sì. noi con voi, voi con noi. Qui piccolo aneddoto lo racconto io. Tutti i giornalisti italiani, io ho avuto la fortuna di raccontare quell'avventura, che viaggiavano per le varie trasferte, la cantavano ovunque, sul treno, in macchina. Quindi insomma è stato anche quello una bella ha esperienza. Portato bene. Ha portato benissimo. Sì, l'ultimo mondiale solo, vinto. Ma anche i giocatori, il nazionale sul pullman dall'albergo sì. allo stadio, voleva, dato che è stata tutta una serie di vittorie, per cui era diventato un po' certo. Questo brano, la mascotte, il portafortuna, e anche il mister, che era Marcello Lippi, Lippi, e lo imponeva proprio anche per scaramanzia, per cui dall'albergo allo stadio ascoltavano durante il viaggio sul certo. pullman il brano più volte, questo brano che era diventato il loro portafortuna. No, abbiamo un europeo quest'estate, non è che per caso ci può decresce un pezzettino. Ci possiamo provare. Allora, siamo arrivati con la conclusione. Che si può fare? No, si può fare che qui ci sarebbero 8.000 domande da fare su questa sì. canzone, un po' ma li
maliziosamente, però noi diciamo solo che la donna del mio amico, la non si tocca, Stefano, non si tocca la donna dell'amico. Vince, no, dico, non si dovrebbe. Vince sempre l'amicizia, no? Di fronte, sì, magari a situazioni un po' imbarazzanti. Ma devo dire, mi hanno chiesto più di qualche volta se questa canzone è biografica o se racconta qualcosa di qualcuno. No, no, non racconta, no, assolutamente nulla di tutto questo, però racconta quello che mi sarebbe piaciuto sapere che da qualche parte poteva succedere, no? Cioè un amico che in nome dell'amicizia rinuncia anche a dei sentimenti più palpitanti, più fisici, più sessuali, ed è una bellissima cosa, una grande prova d'amicizia. Mi piaceva raccontarlo in questi termini, per cui l'amo molto questa canzone. Allora ce la sentiamo in questa devo missione. Dire, faccio i complimenti a Stefano, questo testo qui è veramente qualcosa di straordinario, di speciale, sì, no? Il racconto che è un pezzo comunque d'amore, perché è, cioè nelle canzoni, no, l'amore è stato raccontato quasi in tutte le salse, miliardi, certo, di volte, sì, poi ricominciato da capo altri miliardi di volte. Voi non avete guardato con sospetto la capacità, eh? Di no, comunque no, raccontare una storia così molto intrigante in questo modo, ecco, bisogna essere bravi. Dice quello che parlavamo anche di fare una successiva, no, sì, versione, una un sequel, una puntata, diciamo, di questa sequenza in cui dice: vabbè, tu hai rinunciato alla donna del tuo amico. Hanno detto, non c'era niente di biografico. Vabbè, si dice sempre così. La prendiamo per buona. Sono passate velocemente queste due ore. Purtroppo come sì, si fa? No, anche perché ci sarebbero, ce ne sarebbero, sarebbero state, su, come dire, indispensabili almeno altre 4-5 per raccontare ancora una parte. Potremmo anche ritornare. Noi saremmo molto contenti di ciò. Quindi pensateci, ma magari. Soprattutto poi voi avete fatto, sì, vedere i vostri figli Winnie the Pooh, perché poi me lo chiedevo questo, nome, comunque i Pooh vengono da questo, no, questo cartone animato che poi a quell'epoca non era neanche tanto conosciuto, no, è diventato famoso molto dopo, è diventato famoso grazie a voi, comunque diciamo che è stato il regalo da sempre più ideale, no, questo orsacchiotto. Figli, nipoti, adesso i nipoti che amano Winnie the Pooh. Infatti devo dire che è anche una grossa comunità, non si sa mai che cosa regalare poi ai bambini, no? Tu gli regali l'orsacchiotto Winnie the Pooh, non sbagli mai. È quello, sì, è un evergreen. Adesso però esatto, c'è Masha e Orso, attenzione, ve lo dico perché si può messo. Masha e Orso è un fenomeno che passa, poi è Winnie the Pooh. Concorrenza sleale. Senti, lo vogliamo fare pure noi, perché tanto lo dobbiamo fare per forza. È per forza, dai, su. Dai. La possiamo cantare con voi un pezzettino di pensiero? Come no? Ma le prime... Ma proprio... Cantate... No, che noi non ribaltiamo le cose, cantatela no. Noi vi ascoltiamo, noi facciamo la risposta. Ma non ci mentre voi potreste fare quello che facciamo, no, noi, facciamo noi non cosa, potremmo fare. La cosa più, lo facciamo più, insieme. Più semplice, noi si fa l'attacco, certo, voi rispondete pensiero. Ah, così, pensiero. Come, come un concerto. Come un concerto. Intonati. Do maggiore. No, proprio basso. No, non stare chiuso qui. Pensiero. Abbiamo veramente passato la mattinata a fare bellissimo, benissimo. Allora, grazie. Perché abbiamo scelto pensiero. Sì, per questo. Allora, grazie Riccardo Fogli, Red Canzian, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Stefano D'Orazio, è stata una trasmissione meravigliosa. No, ma sono veri, Pu. Sono veri, sono veri. Poi vedete le foto, quindi capirete che è tutto perché vero. Le ascoltatrici mi hanno chiesto di toccarli. Senti, preparatevi perché noi ogni 50 anni festeggiamo insieme. Molto volentieri, molto volentieri. Grazie, in bocca al lupo per tutto, naturalmente per i concerti. No, complimenti a voi. Siete non bravi, bravissimi. Adesso passo dal vostro capo, sì, e chiedo l'aumento. Che grande che è! Capo, no, il capo c'è, chiaro, il capo c'è. Che ci prima per Riccardo, poi per loro, ma fai qualcosa pure per me. Dopo, ho capito qua. Grazie ai punti. Ciao a tutti. Ciao.